Sono nato il 20 ottobre 1914 a Castelletto, oggi un quartiere poco riconoscibile della periferia fiorentina. Allora un sobborgo dove il rustico decoro rinascimentale e gentilizio delle ville e dei parchi delle prime alture, due sono celebri monumenti medicei, venivano bruscamente a confronto con una polverosa imborgata di vecchie casupole e nuovi villini nella propaggine industriale della città. Il contrasto dette un acuto anche più lacerante quando una delle ville medicee, durante la guerra 15-18, fu attrezzata ad ospedale militare. Mio padre era a capostazione allo scalo locale. Andando a visitarlo nel suo lavoro, potevo vedere i treni dei feriti fermi sui binari morti, le ambulanze avvicinarsi per ricevere il carico delle barelle. Il convoglio s'avviava lentamente, poi scompariva tra gli alberi della villa, nel giardino del Gian Bologna. Poi ci fu la recessione in un paese più antico. La mia famiglia si trasferì nel Senese, avvicinandosi alle sue origini, che sono tra Amiata e Maremma, in un territorio remoto che ha sempre sentito Siena come la città. A Siena fui mandato a studiare. Furono 3 anni intensi per la mia adolescenza, già avvertita della inattualità di quel microcosmo urbano, ancora omogeneo con i suoi splendori di un tempo, tanto più avida di captare il senso che le pareva sibillino di quel prodigio, dibattuta tra la concretezza delle occupazioni minuscole e giornaliere di scolaro e una favola luminosa e ambigua che le pareva di vivere. Le lande aride, che fuori delle mura galoppano all'orizzonte verso l'Amiata, accrescevano quel vacillamento dell'animo tra realtà e irrealtà. Alla fine del 1929 fui di nuovo a Firenze per il liceo e l'università, facoltà di lettere, laurea in letteratura francese. Allora comincia la storia minimamente pubblica della partecipazione al fermento letterario degli anni 30, della collaborazione alle riviste che polarizzavano quell'ansia giovanile di rifondamento della poesia che fu detto ermetismo, della pubblicazione nel 1935 del primo libro La Barca e poi degli altri. Comincia, quasi simultaneamente, la storia anche più oscura di un professore liceale italiano che ha il mio stesso nome e dopo tutto è la stessa persona e ci mette la stessa passione per più di 5 lustri. Comincia insomma una storia cosciente, drammatizzata dai sussulti del fascismo, dalla guerra, dalle alternanze di fede, di disinganno civile e personale del dopoguerra e del dopo non so che cosa. Perché c'è sempre un dopo, che per fortuna è anche un prima. E questa storia cosciente, che è la storia di un uomo del mio tempo, spesso si mette a vacillare dentro di me, ambigua tra reale e irreale, le persone a cui ho dato e da cui ho ricevuto miele, e quelle che non avevano chi aceto, le prove difficili nella povertà, i momenti felici, i pericoli, le vittorie momentanee, gli avvilimenti dell'incomprensione, il gusto di ostilità dichiarate, e i luoghi che mi hanno aperto qualche grano di sesamo, Siena o Benares o Urbino. Tutto questo è lì, scritto nel passato. Ma ecco, non so quale e quanta testimonianza dia di me come sono stato, come sono divenuto. Per questo, invece di annotare episodi e circostanze, del resto non molto eloquenti, mi presento a voi tale quale sono per me, tale e quale è anche ciascuno di voi, se pensa a se stesso. Cioè un'incognita che si decifra e si ricompone continuamente nel flusso e nel battito della vita. Allora, eccoci qua con Mario Luzzi. Da gatto al sole e all'aperto, a Luzzi in un interno. Luzzi con una collina di ragazzi in un interno. E, dunque, avete sentito, Mario Luzzi è fiorentino, quindi ha partecipato con vivacità e con fervore a quei movimenti, quei fermenti letterari degli anni 30, fiorentini che si coagularono attorno a quella rifondazione della poesia che fu il movimento ermetico. E questa, io ricordo ai telespettatori che questa trasmissione è totalmente improvvisata, cioè salvo qualche cosa di base concordato con Simoncini, tutto viene improvvisato, in modo che l'incontro, il confronto, lo scontro eventuale fra il poeta, in questo caso Luzzi, e i ragazzi è totalmente spontaneo. Si sono visti ora, insomma, in questo momento. Bene, allora,
Direi di cominciare, se siete d'accordo, con la lettura di qualcosa di Luzzi. L'arco della poesia di Luzzi occupa alcuni decenni e quindi, siccome c'è una notevole differenza fra la poesia dell'inizio, della barca e dopo, con quella ultima, direi, se è possibile, di partire da una poesia delle prime, insomma, o comunque del primo periodo. Che cosa avevate pensato di leggere? E la farei leggere a loro. D'accordo, Patrizia? Sì. Ecco. Allora, cosa avete scelto? Avete scelto qualcosa? C'è qualcuno che avete scelto particolare? Tu abbiamo scelto Giovinette. Giovinette, che pagina è? 29. Leggono Giovinette, ti va bene? Benissimo. Ecco, sì. Va bene. Allora, leggi. Tu come ti chiami? Giuliana. Giuliana, ecco. Giuliana legge Giovinette. Calma, eh? Giovinette, voi siete la tepida figura del nostro dolore. Sulla terra dolce, d'alimento al vostro tenue rossore, voi passate col sorriso che ci opprime. Ritornano le prime ali ai confini del cielo. La sera spande la triste calma dei giardini e muto il tempo si avvolge intorno alla vostra bellezza. Ma invano, perché la vostra carezza arde profonda e ignota. E in voi, senza limiti, il cielo si riposa della sua eternità come una foglia. E nelle vostre calde mani odora tutta la fuggevole corona delle nostre passioni, mentre ognuna porta il dolore della giovinezza. Dunque, a parte una certa precipitazione... No, ha letto bene. Però ha letto bene, vero? Sì, sì. Va bene. Allora, c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa? Mi pare sì. Emergono alcuni elementi che poi sono elementi di fondo, almeno del rapporto fra Luzzi e la giovinezza, e la gioventù, diciamo. Almeno mi sembra di capire. Dunque, io volevo chiedere, no? Perché in questa poesia lei identifica questa immagine della femminilità e della giovinezza con il dolore? Cioè, non... Beh, è un rapporto quasi istintivo, direi, perché nella femminilità evidentemente c'è l'idea della nascita, ma anche della morte, no? C'è, direi, la sorgente della vita, la quale richiama necessariamente anche alla perdita della vita, no? E quindi nella donna io ho sempre visto questo elemento di continuità dell'esistente, del vitale, però questa continuità include purtroppo anche il senso dei distacchi, delle perdite, della morte, insomma, no? Insomma, è un po' il punto, direi, più eloquente, più vibrante della creazione, no? La donna. Qui la donna è vista da un ragazzo, perché ero quasi un ragazzo quando l'ho scritta, ed è vista essa stessa come una giovinetta, appunto, vero? Ma evidentemente queste percezioni sono fondamentali, non sono neanche dell'ordine razionale. A questo magari, questo lo dico ora perché ci ragiono, ma allora io lo sentivo così come si sente rabdomanticamente l'acqua, no? sotto la terra. Interessante semmai è dire e stabilire che tu non vedi in questo caso la giovinetta o l'adolescente alla maniera di, tanto per citare, di Cardarelli o di Montale, che le vedono da una sponda diversa, cioè eri giovane anche sì, tu? Sì, lì è un po' un discorso fra uguali. Perché ecco, fra uguali, questo semmai è il dato interessante di queste cose. Ero poco più che giovanetto, avevo scritto questo. Perché senti, Patrizia, che è qui accanto a me, tu sei la loro professoressa? Sì. Ecco. Se tu dovessi... Giovanissima professoressa, eh? No, quasi non si diverte. Sì, perché è una coetanea quasi. Cosa fanno a scuola con la poesia? Nel caso di una poesia come questa qui, Giovinette, tu a scuola che cosa dici a loro? Diciamo subito che ridurre una poesia in prosa, come abbiamo detto anche nella trasmissione con Gatto, è un'operazione quanto mai infelice, perché la poesia è un corpo, no? E come tale può essere gustato, visto, penetrato, ma non ricondotto in qualche... Spiegato. Spiegato, ricondotto in qualche cosa di diverso. Sì. Quindi io, se dovessi appunto spiegare questa poesia, innanzitutto mi riallaccerei un po' alla personalità di Luzzi, e cercando di inserirla nel quadro della sua produzione. E poi
cioè inviterei i ragazzi a leggerla e a gustarla abbastanza individualmente, tutto sommato. Tu, Giulio, c'hai qualcosa da dire in proposito? Cioè, voglio dire, ti faccio una domanda. Tu, di queste giovinette, che cosa hai ricevuto? Per esempio, sia pure da questa lettura forzatamente sommaria che è stata fatta. Cioè, tu non è che ti sei applicato a questa cosa, no? Che cosa hai ricevuto? Quello che posso dire è che è ancora troppo presto per dire veramente che cosa ho ricevuto, cioè per poter fare una descrizione, diciamo, di quello che ho ricevuto. Posso dire che mi è piaciuta molto. E a proposito del fatto, cosa si diceva, della tristezza, no? Che c'è, sì, di fondo, cioè questa gioventù vista... Ecco, appunto, a me mi è piaciuto molto, non l'ho capito, non so il perché, non... Ma forse non è... Non mi sono neanche bastate affatto le spiegazioni che sono state date, mi sono sembrate così spiegazioni... Esterne? Sì, assolutamente così, una ricostruzione così razionalistica di quello che invece... No, quello che ha detto Luzzi, no, è qualche cos'altro, non lo so, qualcosa di più. Non mi suona, ecco, come spiegazione. Certo che una poesia, come diceva prima Patrizia, per almeno io, per capirla, cioè veramente è come un pezzo di musica, cioè va risentito molte volte finché va proprio fatto proprio. E qui anche quello che diceva Gatto, no? Cioè la poesia imparata a memoria. Per imparare a memoria... È necessaria un'applicazione. Applicandosi... Certo. Si riesce a inserirsi negli spazi, nei ritmi, è chiaro, nel suo linguaggio, è chiaro. Praticamente questo diceva Gatto. Per cui viene veramente fatta proprio, e questo mi impedisce di dare una spiegazione, così una descrizione di quello che ho provato, perché non la conosco ancora abbastanza. Ho capito, bene, allora magari lo riprendiamo dopo però questo discorso, sarebbe interessante a questo punto, capisci, far leggere giovinette a un altro, a qualche altro. Perché anche il travaso della lettura è importante in questo caso, visto che finora comunque tutti i poeti che sono venuti qua fino a questo momento hanno tutti sostenuto che la poesia si deve leggere, si può e si deve leggere. Non so cosa pensi tu. Sì, certo, dico, e poi io aggiungerei questo, che non si arriva mai, penso, al momento in cui si può dichiarare di averla capita. Cioè, io stesso dico, perfino rileggendo cose mie, insomma, no? A distanza di anni, queste le percepisco in modo diverso e mi rivelano qualcosa che non avevo io stesso localizzato, non so, eccetera. Per esempio, facendo questa antologia poco tempo fa di me stesso, che è in questa edizione che è qui a Albertazzi, io mi sono dovuto un po' rileggere, no? E per esempio mi sono venute in luce, no? Magari con un rilievo, cose che io avevo, non dico sottovalutato, ma di cui mi ero in parte dimenticato, no? Mentre altre su cui avevo il pensiero più fermo, no? Si sono così modificate, no? Quindi voglio dire, la poesia è così come tutti i linguaggi che non sono linguaggi comunicativi, vero, e utilitari, evidentemente è suscettibile di una gamma teoricamente illimitata, direi, di scoperte, come oggetto, insomma, come la realtà. Quindi dico, probabilmente il momento in cui uno può dire io questa l'ho capita e questa ora è una cosa per me senza ombre, senza misteri, forse non arriva mai, insomma, no? Non arriva mai. Però quello che è possibile è evidentemente penetrare sempre più profondamente con la propria maturità, non so, con le proprie sfumature personali dentro un testo poetico. Ora vorrei leggere io una cosa che mi sembra fondamentale, perché è di fondo nei rispetti della posizione di Luzzi, cattolico di formazione, mi sembra. Sì, cristiano, se cristiano, non altro, insomma, se non altro, nei confronti della storia. Ed è questa presso il Bisenzio. La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro, non so se visti o non mai visti prima. Pigri nell'andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte. Uno, il più lavorato da smanie, il più indolente, mi si fa incontro, mi dice, tu non sei dei nostri.
Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta, quando divampava e ardevano nel rogo, bene e male. Lo fisso, senza dar risposta nei suoi occhi vizi, deboli, e colgo, mentre guizza lungo il labbro di sotto, un'inquietudine. Ci fu solo un tempo per redimersi. Qui il tremito si torce in tic convulso, o perdersi, e fu quello. Gli altri, costretti a una sosta impreveduta, danno segni di fastidio, ma non fiatano. Muovono i piedi in cadenza contro il freddo e masticano gomma guardando me o nessuno. Dunque, sei muto? Imprecano le labbra tormentate mentre lui si fa sotto e retrocede, frenetico, più volte, finché è là, fermo, addossato a un palo che mi guarda tra ironico e furente, e aspetta. Il luogo, quel poco che è visibile, è deserto. La nebbia stringe da presso le persone e non lascia apparire che la terra fradicia dell'argine e il cigaro, la pianta grassa dei fossati che stilla muco. E io? È difficile spiegarti, ma sappi che il cammino per me era più lungo che per voi. E passava da altre parti. Quali parti? Come io non vado avanti, mi fissa a lungo ed aspetta. Quali parti? I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garetti e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto. È difficile, difficile spiegarti. C'è silenzio a lungo, mentre tutto è fermo, mentre l'acqua della gora fruscia. Poi mi lasciano lì e io li seguo a distanza. Ma uno d'essi, il più giovane, mi pare, e il più malcerto, si fa da un lato, s'attarda sul ciglio erboso ad aspettarmi, mentre seguo lento loro inghiottiti dalla nebbia. A un passo, ormai, ma senza che io mi fermi, ci guardiamo. Poi, abbassando gli occhi, lui ha un sorriso da infermo. «Oh Mario», dice e mi si mette al fianco, «per quella strada che non è una strada, ma una traccia tortuosa che si perde nel fango. Guardati, guardati d'attorno. Mentre pensi e accordi le sfere d'orologio della mente sul moto dei pianeti per un presente eterno che non è il nostro, che non è qui né ora, volgiti e guarda il mondo come è divenuto. Poni mente a che cosa questo tempo ti richiede. Non la profondità, né l'ardimento, ma la ripetizione di parole, la mimesi senza perché né come dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine, morsa dalla tarantola della vita, e basta. Tu dici di puntare alto, di là dalle apparenze, e non senti che è troppo, troppo intendo, per noi che siamo dopo tutto i tuoi compagni, giovani ma logorati dalla lotta e più che dalla lotta, dalla sua mancanza umiliante. Ascolto. Insieme i passi nella nebbia dei compagni che si eclissano e questa voce venire a strappi rotta da un ansito. Rispondo. Lavoro anche per voi, per amor vostro. Lui tace per un po' quasi a ricever questa pietra in cambio del sacco doloroso vuotato ai miei piedi e spanto. E come io non dico altro, lui di nuovo. Oh Mario, com'è triste essere ostili, dirti che rifiutiamo la salvezza, né mangiamo del cibo che ci porti, che ci porgi, dirti che ci offende. Lascio placarsi a poco il suo respiro mozzato dall'affanno, mentre i passi dei compagni si spengono e solo l'acqua della gora fruscia di quando in quando. È triste, ma è il nostro destino, convivere in uno stesso tempo e luogo e farci guerra per amore. Intendo la tua angoscia, ma sono io che pago tutto il debito e ho accettato questa sorte. E lui, ora smarrito ed indignato, tu solamente? Ma poi desiste dallo sfogo
mi stringe la mano con le sue convulse e agita il capo. Oh Mario, ma è terribile tu non sia dei nostri. E piange, e anche io piangerei, se non fosse che devo mostrarmi uomo a lui che pochi ne ha veduti. Poi corre via, succhiato dalla nebbia del viottolo. Rimango a misurare il poco detto, il molto udito, mentre l'acqua della gora fruscia, mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne. Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro, mi dico, potranno altri in un tempo diverso. Prega che la loro anima sia spoglia e la loro pietà sia più perfetta. Io volevo fare una domanda. Quando questi quattro chiedono perché non hai partecipato alla lotta, non ti sei bruciato nella lotta, tu dici che hai seguito un'altra strada, altre vie che vanno da un'altra parte. Loro ti chiedono quali parti e non rispondi, diciamo. E io ti rinnovo la domanda. Secondo te quali parti hai seguito? Cosa significa? Ecco, direi che qui siamo davanti a una specie di confronto o scontro, no? Non tanto di avversari, vero, diciamo, ideologici, quanto di generazioni, no? Un confronto di generazioni, di età, insomma, diverse. Qui c'è evidentemente anche una differenza di fondo. Quello che parla in prima persona, anzi si nomina, perché Mario, in fondo, quindi c'è un dato veramente autobiografico, no? Dico, evidentemente ha una formazione, no? Un'educazione così diversa da questi giovani che nella lotta che è durata un momento, no? E che loro hanno creduto potesse in un certo senso rinnovare completamente, no? Purgare quasi il mondo, e poi sono delusi perché questa lotta poi è venuta a mancare, infatti si parla di mancanza, umiliazione della mancanza, l'umiliazione della mancanza. Ma oltre a questo direi che c'è, poi io questo lo desumo un po' così ragionandoci a posteriori, dal dopo, no? Anche un confronto fra due modi di vedere le cose, quelle dell'uomo che è tutto nel presente, nell'azione, e in fondo il poeta, ovvero che in fondo ha bisogno anche di un altro tipo di relazione, per cui il presente non è soltanto l'attimo, no, in cui le cose accadono, ma il presente è probabilmente un mondo sterminato, no, che insomma per una serie di relazioni, di rapporti che proprio la poesia di per sé stessa stabilisce, no? Che cosa ti chiederebbero, vorrebbero chiederti questi giovani? Ecco, mi vorrebbero chiedere di spendermi, vero, momento per momento, sull'attimo, sulla circostanza. In un impegno diretto? Ecco, in un impegno diretto, in una... è vero, come questi... come sono loro, no, che appunto non hanno altra prospettiva che la vita così vissuta quasi tormentosamente... nell'istante, no? Io infatti uso una frase, morsi dalla tarantola della vita, no? Così. Sì. Naturalmente bisogna rifarci un po' a quegli anni, insomma, è vero, che sono questi, intorno al 60, 50, così. Ecco, dove c'era. Ecco, e io appunto penso che tradirei me stesso se, ecco, non mi differenziassi da loro. Posso dare qualcosa a loro soltanto mantenendomi Restando diverso, te stesso, ecco, esplorando me stesso, non solo, ma esplorando me stesso, forse chiarendo qualcosa utile anche per loro. Tentori vedo qua, tu potresti venire, perché dunque lui ha accompagnato Luzzi, è un poeta, ispanista, ti puoi sedere lì e così puoi anche tu intervenire. Vedevo che lì approvavi, accennavi, sì, al discorso di Luzzi. Il poeta, l'artista, il poeta dovrebbe, insomma, lo intendo come termine in cui si riassume tutta l'arte. Il discorso è questo: in che rapporto è con la società? È un rapporto strettissimo, come diceva Luzio, addirittura di identificazione, perché questa opposizione non ci può essere, insomma. È dialettico, come... semmai, appunto, come un altro polo, ma della stessa realtà. Ora, cos'è, insomma, ecco, parlava della poesia, appunto, la poesia di Lota, va bene, insomma, di Ode. Che cos'è, insomma, in che si differenzia, da che è definito il poeta?
dall'essere un testimone, indubbiamente, ma non testimone al punto di identificarsi con l'azione. Allora sarebbe, dico, sarebbe quello che Croce chiamava nel mondo pratico, cioè sarebbe un operante nella realtà. Vabbè, si può scindere come individuo, può fare le barricate, può mettere le bombe sotto. No, ma adesso la questione è come poeta. Come poeta è un testimone, indubbiamente, un testimone della società, un testimone del tempo. Ma direi un testimone involontario. Io direi di tentare una conclusione leggendo una poesia. Poi, se, veramente volevo che Luzzi stesso leggesse una sua poesia. Che cosa vorresti leggerci tu? Aprile amore, va bene? Benissimo, sì, ecco, una poesia che io prediligo. Leggici Aprile amore. Aprile amore. Il pensiero della morte mi accompagna fra i due muri di questa via che sale e pena lungo i suoi tornanti. Il freddo di primavera irrita i colori, stranisce l'erba, il glicine fa aspra la selce. Sotto cappe di impermeabili punge le mani secche, mette un brivido. Tempo che soffre e fa soffrire. Tempo che in un turbine chiaro porta fiori misti a crudeli apparizioni. E ognuna, mentre ti chiedi che cos'è, sparisce rapida nella polvere e nel vento. Il cammino è per luoghi noti, se non che fatti irreali prefigurano l'esilio e la morte. Tu che sei, io che sono divenuto, che m'aggiro in così ventoso spazio, uomo dietro una traccia fine e debole. È incredibile che io ti cerchi in questo o in altro luogo della terra, dove è molto se possiamo riconoscerci. Ma è ancora un'età alla mia che s'aspetta dagli altri quello che è in noi oppure non esiste. L'amore aiuta a vivere, a durare. L'amore annulla e dà principio. E quando chi soffre o langue spera, se anche spera, che un soccorso s'annunci di lontano, è in lui un soffio basta a suscitarlo. Questo ho imparato e dimenticato mille volte. Ora da te mi torna fatto chiaro, ora prende vivezza e verità. La mia pena è durare oltre quest'attimo. Bellissima, direi che hai proprio letto molto bene. Direi anzi che hai letto talmente bene che io non leggo nemmeno più. Che, insomma, però insomma, ecco. Sia grazia essere qui, nel giusto della vita, nell'opera del mondo, sia così. 80 anni di Mario Luzzi. Come sei arrivato, Luzzi, a questa soglia? Ma caro amico, il tempo è un compagno poco trattabile.
delle volte ti sfugge, delle volte rimane indietro, delle volte ti opprime, delle volte si fa desiderare, ma poi arriva il momento in cui ti mette davanti all'irrefutabile e così sono 80 anni e direi ci sono ora arrivato e un po' di sorpresa e quasi a tradimento. Di che cosa più riempi questi giorni? Ecco, così di riflessioni e anche di progetti che appunto so che sono in parte folli perché non mi sarà dato il tempo nelle energie forse per realizzarli, ecco, ma intanto relativo isolamento a cui l'età ti costringe si popola proprio di queste cose, no? Che non sono disperse nella giornata, sono concentrate in un tempo quasi unitario ora, no? Perché in fondo io passo la giornata quasi sempre da solo, insomma. Ecco, ma la poesia, il poeta, invecchia? Ma, no, io penso, direi proprio di no, insomma, ecco, ma non vorrei ora portare troppo acqua al mio mulino, voglio dire, o avere l'aria di portarla al mio mulino, ma direi proprio di no, perché, ecco, via via che tu hai esplorato un territorio, ecco che se ne apre un altro, no? Che non avresti potuto neanche supporre prima di avere visitato quello anteriore, di averlo messo alla prova. Ti dirò che, ecco, fra le mie prime cose, no? E queste ultime io trovo una vicinanza, una adiacenza, direi, più forte di quanto fosse la vicinanza possibile tra le prime e quelle medie e quelle della mezza età. Ecco, se quindi vuoi. È circolare. È un po' circolare, non so se questo ha un senso così super biografico. Ecco. Sei nato nel 14, sei, se Dio vuole, felicemente vegeto nel 94, quindi in qualche secolo, in qualche modo tu coincidi col secolo che finisce e col millennio che finisce. Come vedi questa fine millennio? Dunque è una fine per certi aspetti grigia, direi, e per altri tumultuosa. E mi pare che il tempo non ti deluda. In questo senso no, in questo senso mi deludono gli attori, molti attanti direi più che attori di questo periodo, ma insomma le cose che sono in pentola, ecco, voglio dire, le questioni maltrattate, bistrattate, indegnamente trattate, per esempio in questa recente campagna elettorale, però esistono, no? Sono delle cose serie, profonde e forse anche destinate a decidere della vita delle nazioni, che sono state trattate come all'osteria o in pizzeria, ecco, con un gotto di birra davanti, in modo deludente, ecco, in modo veramente becero delle volte. A che pagina della storia? A che limite della sofferenza? Mi chiedo bruscamente, mi chiedo di quel suo ancora un poco e di nuovo mi vedrete, detto mite, detto terribilmente. E lui forse là, fermo nel nocciolo dei tempi, là nel suo esercito di poveri, acquarterato nel protervo campo, invariabili uniformi, uno è incalcolabile come il numero delle cellule e delle rondini. Luzzi, vorrei ora con te ripercorrere un momento qualche breve tappa della tua vita e della tua formazione. Comincerei dai luoghi, il paesaggio. Sì. Nella tua poesia il paesaggio toscano mi pare consustanziale. Sì, ecco, tu hai detto giustamente che il paesaggio toscano è consustanziale.
e specialmente quella parte della Toscana che è più, come dire, quasi astrattiva in un certo senso, no? Siena. Siena e la campagna, il territorio. Ecco, perché insomma, ecco, è in fondo un'idea. Più la natura o la storia ti colpisce, cioè più le città costruite o la natura? Insomma, che ci sia un castello di quando in quando che rompe questa deserta plaga, questo è bellissimo, no? Che è proprio questa interruzione, no? Della fuga, con la consistenza. E il mare? Il mare è presente nella mia poesia, ma non molto. Forse dire. Più il fiume. Il fiume molto, sì. Ecco, che differenza c'è? Il fiume, intanto io essendo vissuto quasi sempre a Firenze, il fiume mi è familiare, ecco, mi è fino dal principio. Io già nella barca sono dei versi sull'Arno, ecco, sull'Arno è già sull'Arno preso come appunto come uno scorrere di perenne di acqua, cioè quindi come l'essere come una Parmenidea, sì, cioè è proprio questa variabilità continua dell'identità, perché è sempre lo stesso fiume, ma non è mai lo stesso, no? Ecco, più del mare, ecco, è il mare che è la stessa cosa, però il mare sì, esiste, ma in sostanza. Ecco, una volta tu nella tua poesia il tempo e il mare hanno di queste pause, cioè sì. Tu proprio alludi a questo sì, senso sì. Temporale del mare. Temporale, sì. E in fondo, ecco, è anche quella una variazione più che altro, immanente, ecco, che non ha tanto mutabilità quanto continuità. E Firenze? Tu hai dato una stupenda descrizione in alcune pagine del libro Le Trame di Firenze quando piove, quando cioè la pietra si annera sotto l'acqua e poi invece il vento la dilava rapidamente. Com'è questa città? Come me la potresti definire? Femminile, maschile, dura, arcigna, torva, leggiadra? Beh, è cangiante, insomma, ecco, e si vada appunto dalla severità arcigna, è vero, di certi momenti e di certe stagioni e anche di certi endroit, proprio di certi angoli, all'aspetto aereo, ovvero quasi atmosferico che assume in altri momenti. E quindi è veramente un luogo della terra, no? Dove tutto accade, no? E tutto è significato, in piccolo, insomma, in una misura circoscritta, insomma, no? Ecco, non è una... Questo tutto enumeramelo, cioè la natura, il fiume, la pietra. Sì, certo, sì. Io ho anche scritto, isolando, cioè, gli elementi che contribuiscono a questa compresenza dell'universo, insomma, no? in queste immagini, e anche in queste sostanze, direi. Ecco, è la pietra, ecco, che arriva dalle cave, no? ed è una pietra non pregiatissima, anzi è una pietra appenninica, vero? Ecco, che però poi, ecco, si trasforma sotto la misura mentale degli architetti, degli artefici di Firenze. Ecco, assume, c'è questo contrasto fra qualcosa di selvaggio, perché non è un marmo pregiato, no? Un marmo già predisposto, no? È pietra che arriva da luoghi molto rudi, no? E poi invece assume questa geometria e questa idealità, vorrei dire, nei nostri palazzi, nei grandi palazzi. Ecco, e così l'acqua, ecco.